Allora, Medal Race finita, non come sperava tutta l'Italia, voi compresi naturalmente, però finite brillantissimamente quarti. Io credo che smaltita la delusione inevitabile delle ore immediate, poi vi sarete convinti di aver fatto la vostra migliore Olimpiade. È così, prima dicevo a Pietro, abbiamo esordito con un secondo a IER, abbiamo concluso con un quarto alle Olimpiadi, che sono stati i nostri migliori risultati del biennio che abbiamo fatto insieme. Quindi alla fine siamo riusciti perlomeno a fare un ottimo risultato nella regata conclusiva. Dici bene, chiaramente il morale adesso è quello che è, ma più per l'occasione mancata. Poi onestamente bisogna essere obiettivi e vedere le cose come realmente sono, cioè che comunque l'Argentina ha fatto un campionato un poco migliore del nostro, un'Olimpiade un pelo migliore della nostra, che era davanti di 3 punti e che era più facile per lui mantenere la posizione che per noi superarlo nella medal race. Giusto per gli archivi, ricordiamola questa medal race, ha avuto un'occasione, si è partito bene, un'occasione nella prima bolina e poi invece tutte le parti chiuse. Sì, noi abbiamo fatto, un po' ce l'aspettavamo che lui ci venisse a cercare in partenza per fare match race, però io avevo previsto questa possibilità, quindi avevo deciso che a seconda del lato, avevamo già scelto il lato dove regatare, che era la destra, e quindi la cosa più facile era usare la barca a giuria come salvagente in caso lui avesse voluto fare match race, ma proprio per non farlo, cioè per fare la nostra regata. Abbiamo fatto un'ottima partenza perché volevamo vincere la destra e siamo partiti primi in barca con una bella partenza. E poi durante la prima bolina non siamo mai riusciti a sormontarlo, nonostante lo spingessimo sempre al centro del campo, che era la zona con meno pressione, con meno aria, e non gli siamo mai andati a sufficienza avanti, eravamo sempre quasi alla pari, diciamo una barca avanti. E nell'approccio alla bodybolina è arrivata una bella raffica da destra, che era quella in cui noi speravamo, e purtroppo non l'abbiamo agganciata. Le due barche sopravvento a noi, che erano l'australiano e l'inglese, l'hanno agganciata e noi siamo rimasti un po' in rotte divergenti. A quel punto dovevamo prendere una decisione e abbiamo scelto di virare per andare a prendere quel vento, e lo abbiamo fatto. Sembrava tutto giusto quando abbiamo virato e ci siamo rimessi mura dritta. Eravamo addirittura avanti al croato, che era la barca terza in quel momento in regata. E purtroppo questa raffica è durata poco, e troppo poco, per cui non siamo riusciti ad andare all'incrocio, anzi peggio è stato perché è entrato vento da sinistra, quindi il croato è passato terzo e noi dietro l'argentino di una barca. A quel punto la regata era pressoché compromessa, nel senso che il percorso era abbastanza corto, a differenza delle altre medal race che hanno fatto 3 giri, abbiamo fatto solamente 2 giri, credo che sia durata anche molto meno delle altre medal race. Questo era prevedibile, anche perché ne dovevano disputare 2 oggi più continuare con i match race, quindi il fatto che ieri avevamo saltato una giornata avrebbe fatto scegliere un programma più corto all'organizzazione. E la poppa l'abbiamo gestita che meglio non potevamo, cioè siamo stati bassi, abbiamo strambato prima, gli abbiamo rimangiato tantissimo, siamo arrivati al gate di poppa con una barca che ci divideva, abbiamo virato subito per prendere la sinistra che ci sembrava il bordo migliore, così è stato, ma comunque lui ci ha controllato e camminato anche molto bene, nel senso che noi abbiamo guadagnato da sinistra e lui invece, stando sopravvento a noi, ha leggermente guadagnato su di noi.
quindi non abbiamo avuto praticamente mai nessuna, non abbiamo avuto una seconda chance. L'unica cosa, avremmo potuto cambiare la scelta che abbiamo fatto a fine della prima bolina è stata la scelta che non ha pagato, però quella secondo me è la situazione migliore per spagliare, tenendo fede alla chiamata di destro che ci sembrava fosse vincente. Pietro, la telecronaca del veterano alla sua terza Olimpiade è ineccepibile, ma un po' fredda, forse asettica. A te chiedo invece la parte emozionale, tu che eri al debutto. Stamattina sei uscito che ci credevi, e durante la regata hai mai visto uno spiraglio aperto verso il bronzo? Assolutamente sì, stamattina siamo andati in acqua, cioè tutti e due che ci credevamo. Vabbè, per me, nel mio caso, poi è vero che è la prima Olimpiade, quindi la prima Olimpiade potrei giocare una medaglia di bronzo da quarto, pochissimi punti dal terzo, è una situazione magari diversa rispetto a quella che poteva essere la situazione di Gabriel, che è la sua terza Olimpiade, quindi con più esperienza. Comunque abbiamo fatto un pre-regata molto tranquillo, mettendo a punto quello che era il setting della barca, provando un po' le manovre, verificando più e più volte che tutto funzionasse, tutto in assoluta tranquillità, e abbiamo iniziato la regata comunque bene. E secondo me fino a metà della prima bolina lo spiraglio era assolutamente aperto, l'abbiamo giocata benissimo. Anche perché in queste condizioni di vento non puoi pensare di fare grandi guadagni già da subito, devi riuscire a fare una prima bolina in modo da girare quella barca avanti, quelle due lunghezze avanti, e poi amministrando far perdere un po' di strada a lui, per far sì che magari, come avevamo bisogno, altre barche si mettessero tra noi e lui. Fino a metà della prima bolina era tutto più che aperto, fino a due terzi direi. Perciò la sua telecronaca è più che perfetta. Ok, ammesso e non concesso, perché il punto di partenza naturalmente è che è splendido che siete arrivati quarti ed è un grande risultato, ma ammesso e non concesso che verrà il momento della delusione. Di solito il ragionamento che uno fa di fronte a se stesso è: ho perso per l'obiettivo della medaglia per pochi punti. Quei pochi punti dove li avete persi? Dove pensi che li avete persi, guardando indietro? È un discorso idiota, perché ovviamente non c'è la controprova, però ovviamente quando mancano dei punti dici: beh, se quel fosse stato, se a quella boa... Nel vostro caso? Fare la regata dei sé è bruttissimo. L'Olimpiadi Pro ci dobbiamo passare quando mancano pochi punti. Per è una cosa che secondo me è sbagliato fare la regata dei sé. A tutte le regate fai questa analisi per cercare di limitare gli errori. Alla fine dell'Olimpiade la regata dei sé invece è solo per trovare qualcosa su cui rimanere. Allora, sì. Nell'arco di queste giornate abbiamo lasciato alcuni punti per strada, togliendo il fatto della scuffia, della rottura dello spigo, che è stato l'episodio più grave di tutti, e non possiamo recriminare di aver fatto degli errori stratosferici, perché se facciamo un'analisi delle regate precedenti di punti per strada ce ne siamo buttati a vagonate rispetto a questa manifestazione, e tutti credo che due punti qua, due punti là li abbiano un pochino buttati via, compresi, ma anche l'argentino, tant'è che anche l'argentino ha scuffiato nello stesso giorno in cui abbiamo scuffiato noi. Tre punti in più di lui sono veramente pochi, soprattutto se poi consideri che già con un punto in meno di differenza, quindi a due, ti svolti la medal race alla pari, perché è sufficiente che uno dei due arrivi davanti che la guerra cambia, di conseguenza la mancava un punto tutto... quindi il rimpianto sostanzialmente se pensi che manca un punto in 10 prove vuol dire 0,1 punti a prova e insomma Gabriel, tu come la pensi sull'argomento? No, ma è giusto quello che dice Pietro, e in più aggiungo anche che in queste Olimpiadi, a differenza di altre regate, abbiamo fatto delle rimonte incredibili, quindi uno deve anche fare il conto di tutte quelle barche che invece ha guadagnato durante la regata, perciò questo fa parte del modo in cui abbiamo gestito la regata. Credo che siamo stati molto bravi proprio nella voglia, nella grinta con cui
cioè, veramente abbiamo, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo finito le regate esausti, dei giorni addirittura prima dell'ultima coppa ce lo dicevamo, dicevo come stai, io sono morto, ah pure io, bene, quindi sai quando succedeva questo comunque vuol dire che abbiamo dato tutto. E ci sta poi che perdi una barca là, una barca per un motivo o per un altro. È anche vero che se uno regata in maniera aggressiva si espone un po' più al rischio di perdere barca. Sarebbe estremamente facile camminare più degli altri, star sempre nel centro. Qualcuno l'ha fatta a queste Olimpiadi, mi riferisco ai primi due, che erano veramente di un livello australiano e inglese, di un livello... Lo puoi spiegare da un punto, per spiegare un 470ista, cosa avevano in più? Avevano un'invenzione tecnica, era semplicemente conduzione? Sono solamente equipaggi che fanno questo a tempo pieno e lo fanno da 4 anni, da 4 anni prima, addirittura lo fanno alcuni da 12 anni con questo impegno, tipo l'australiano. Timoniere australiano ha perso i trial per Atene, i trial per Pechino. E poi quando si è messo con il Proviere, che invece aveva vinto i due precedenti trial, ha fatto le Olimpiadi e le ha vinte. Quindi comunque è un uomo che va in barca da 12 anni a tempo pieno. E hanno sicuramente tantissimo know-how del 470, perché sono seguiti da allenatori che è dal 2000 più o meno, anzi dal 96, che vincono medaglie. L'allenatore è sempre lo stesso, è sempre Kovalenko, che ha vinto con Braslavets nel 96, con King nel 2000, ha saltato Atene e ha rivinto a Pechino con Wilmot, quindi qua ha vinto Belker. A me sembra che non ci sia troppo da lamentare, si vede che loro sanno qualcosa che noi onestamente non siamo riusciti a mettere in pratica e sono più bravi, questo è ovvio ammetterlo. Poi ci sono delle regate che ti escono fuori magari altre doti, se c'è meno vento o condizioni di vento particolarmente matte, per cui uno con la tattica, con un po' di qualche trovata riesce a fare qualcosa di più, ma quando in questa Olimpiade comunque il vento è stato sempre molto forte, molto stabile. Tranne che l'ultimo giorno, questo della Mayan Race, chi cammina bene sia in bolina che in poppa fa una grossissima differenza. Spesso io mi sono fermato a vedere, oltre che piuttosto che le classifiche, l'andamento che avevano sia l'inglese che l'australiano durante il percorso. Anche loro, come noi, hanno avuto sempre dalla prima boa all'ultima una regata in guadagno, hanno fatto regate in guadagno, spesso passando quindicesimi in prima bolina e vincendo la regata anche. Quindi questo la dice lunga sulla capacità e sulla qualità sia dell'australiano che dell'inglese. Cosa succede adesso? A chi lo chiedi? A entrambi, non so, a chi vuol cominciare? Immagino che ci abbiate pensato, quindi... Sì, ne abbiamo parlato a lungo. Adesso cosa succede? La risposta, per quanto mi riguarda, non te la so dare, Luca. Io, come dicevo a Gabriel, prima di cominciare questa regata, dopo questi 2 anni, sono stati 2 anni veramente, tra virgolette, cioè veramente faticosi per me, perché comunque siamo sempre stati in rincorsa, cercando di bruciare i tempi, cercando di metterci il più possibile alla pari degli altri, perché comunque abbiamo... avuto una preparazione minore, cioè proprio in termini di tempo rispetto agli altri. Vari magari incidenti di percorso, cambio allenatori, eccetera, eccetera, magari non ci hanno favoriti, ma questo c'entra poco con il risultato. E quindi veramente per me è stato molto difficile. Inoltre, per quanto mi riguarda, io vengo da una situazione rispetto a quella di Gablo, dove Gablo comunque ha avuto tanti successi. Io vengo da una situazione in cui ero sempre, diciamo, il primo ad essere nell'insuccesso, spesso secondo, eccetera, eccetera. Per cui, da parte mia, questi anni sono stati molto faticosi. Sicuramente avrò voglia di riprendere ad andare in barca, ma ho anche voglia adesso un attimino di staccare, di cambiare un attimino aria per ricaricare le batterie.
non credo che il mio futuro sarà di nuovo sul 4,70 perché ci sto troppo stretto, ci stavo stretto 6 anni fa, ho fatto uno sforzo per rimanerci a bordo in questi anni, però non è una barca adatta a me proprio fisicamente parlando. Mi piacerebbe riprendere con il 49er, cioè se, come penso che sarà, riprenderò ad andare in barca, magari non subito, sarà con il 49er. A prua? A prua sicuramente. Ne abbiamo parlato io e Gabriel già tempo addietro di questa possibilità, dobbiamo un attimino valutarla bene. Potrebbe esserci che tra un mese, non abbiamo ancora deciso, però potrebbe essere che tra un mese... Fate passa, il ciclo? No, che io faccia l'europeo a Riva del Garda con Giuseppe Angilella, ma questo ne abbiamo parlato un mese fa e poi non ne abbiamo più parlato perché sapevamo che avremmo finito le Olimpiadi tutte e due molto stanchi. E quindi è un'opzione che veramente, alla quale veramente in questi 15 giorni non ho nemmeno preso in considerazione, per cui... Insomma, mi vorrei finire agosto e radunare un attimo le idee. Gabri, tu? Che succede? Ma io sicuramente continuerò ad andare in barca. Questo è poco ma sicuro, anche perché comunque faccio parte del gruppo sportivo della Marina Militare, quindi lo faccio per lavoro e anzi, con l'occasione, voglio ringraziare tutta quella serie di persone che mi sono state a fianco in questi 4 anni, non solo perché sto in Marina dal 99, quindi anzi dal 98, quindi sono veramente tanti anni, ho già fatto 3 Olimpiadi per la Marina Militare, quindi e anche questo quadriennio, soprattutto all'inizio del quadriennio, mi hanno aiutato tantissimo e ho veramente un grosso debito di riconoscenza verso la mia Forza Armata. E per continuare con i ringraziamenti, bello, l'hai detto la mia Forza Armata come una fidanzata, non l'ho mai sentito dire la mia Forza Armata. Beh, ma io chiarino. Mi trovo molto bene, quindi scusa. Ci sto bene, sono tutte persone molto umane e poco militaresche, quindi è veramente un privilegio per me farne parte. Voglio anche ringraziare comunque, anche visto che mi dai la possibilità di far questo, anche e soprattutto Luca De Pedrini, che nell'ultima parte di quadriennio, negli ultimi 4-5 da febbraio in poi, quindi negli ultimi 6 mesi, ci ha aiutato facendoci da personal trainer, da allenatore del 470, ma proprio si è messo al nostro fianco, ha capito il momento di difficoltà che attraversavamo, ha creduto nelle nostre possibilità e forse il rammarico di non aver fatto medaglia è questo, vedendo che comunque abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di avere una persona così, così votata veramente allo sport e al suo lavoro di allenatore. Mi dispiace veramente tanto non aver ricambiato con una medaglia tutto questo lavoro. E inoltre, come non ringraziare anche la federazione, perché comunque come sempre ci è stata vicino, soprattutto nei momenti in cui non andavamo particolarmente bene, anche loro, forse anche perché pungolati da Luca De Pedrini, ha dovuto continuare a credere in noi. E quando dico federazione penso soprattutto a tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte, come lo staff meteo, lo staff medico, che cercano di fare del loro meglio, fanno del loro meglio, e in questa Olimpiadi per esempio soprattutto lo staff meteo è stato veramente Stefano Gallino, poi parliamo soprattutto di Stefano Gallino, è stato veramente puntuale, ha fatto delle chiamate importanti, spesso e volentieri ci ha veramente dato una mano. È stato utilissimo, come mai ho avuto modo di riscontrare nelle Olimpiadi che ho fatto in precedenti. E per rispondere ora finalmente alla tua domanda, continuerò ad andare in barca, nelle classi olimpiche. Ho parlato con Luca De Pedrini al riguardo e non sono
non sono, ne abbiamo parlato in maniera così molto, molto rapida, però la mia intenzione è quella di chiedere a lui di continuare a farmi l'allenatore, e lì dovremo capire insieme se continuare col 470 o se cambiare dal 49er o se andare sul multiscafo con il Nagra 17. Con Pietro magari, o non è detto? Questo lo dobbiamo valutare insieme. Io rispetto molto l'opinione di Pietro, perché so la fatica che ha fatto negli ultimi anni, so le difficoltà che ha incontrato per quando io ho volutamente alzato enormemente il ritmo di allenamento. Quindi capisco che lui ora in questo momento è molto stanco, ed è giusto che faccia vacanza. E forse per la prima volta io finisco un Olimpiade molto meno stanco del solito, e questo lo devo anche a Pietro. Forse ho regalato anche molto bene per questo, anzi il primo ringraziamento è sicuramente a Pietro, che è stato veramente un gran professionista e è riuscito a darmi tranquillità in tutte quelle situazioni in cui invece io di solito scapoccio. Quindi vediamo, non credo che adesso sia giusto prendere delle decisioni, e probabilmente farò il ciclo con Andrea Trani, perché ce lo chiede la Marina e perché no. Certo. E quindi vediamo. E io purtroppo per chi va in 470 sono ancora in grado di andarci, sì. Quindi l'idea mia è comunque quella di provare un'altra barca se ci sono le condizioni per andare a fare un quadriennio da medaglia. Se queste condizioni non ci dovessero essere, dovrei pensare di continuare in 470. Ok, allora prima di chiederti il voto vorrei dare la possibilità naturalmente anche a Pietro, visto che anche lui fa parte di un gruppo militare, di ricordare quelli che hanno contribuito, altrimenti facciamo un guaio diplomatico ringraziando la Marina e non le Fiamme Gialle, che meritano allo stesso modo ovviamente. Sì, poi lui è stato bravo perché non ti ha risposto. Sì, ha fatto un lungo parlando sul passato, subito i ringraziamenti. Beh, fare parte di un gruppo sportivo è un vantaggio enorme quando vuoi fare uno sport come questo, perché anzi è fondamentale, altrimenti non hai veramente possibilità di la libertà di muoverti in 20 giorni al mese, 25 giorni al mese allenandoti senza dover pensare a mantenerti. E tutto questo è grazie alle Fiamme Gialle, ma anche con la collaborazione, col grosso contributo della federazione, perché comunque non ci dobbiamo dimenticare che queste forze, le forze armate, le nostre due, insieme alla federazione, hanno fatto tanto per mandarci avanti in questi anni. Hanno spinto molto, come già Gabriel ha anticipato, Luca De Bedrini è sicuramente uno di quelli che ha spinto di più. Lui era mio allenatore in 49er prima di iniziare ad andare in barca con Gabrio, quindi ci conosciamo da tanto tempo, e sicuramente è uno di quelli che ha investito di più sulla nostra coppia, anche se spesso è stato probabilmente contraddetto, perché insomma i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative. Concludiamo con questo quarto che ci lascia questo pelo d'amaro in bocca, ma che non può ricambiare gli sforzi di tutti, nostri compresi. Comunque i ringraziamenti sono veramente per tutti quanti, oltre alle Fiamme Gialle e alla federazione. Ovviamente devo ringraziare Gabriel che mi ha messo in mano questa possibilità 2 anni e mezzo fa, quando io ho smesso di andare in barca con Giuseppe Angilella e stavo iniziando a valutare il da farsi. Prontamente dopo 2 giorni mi ha telefonato, quindi mi ha detto mi ha messo insomma sul piatto un'offerta a cui non potevo rinunciare, un matrimonio felice, sarò sempre riconoscente. Allora ragazzi, la barca è sul carrello, state ultimando i preparativi, partite abbastanza in fretta, non vi lascio scappare prima del voto. Che voto vi date a questa Olimpiade? Facciamo una media. Facciamo una media, sì. No, io penso che
il quarto è la medaglia di legno, è veramente il peggior risultato che possa che un atleta possa ambire un ripiede. E quindi lascia veramente amaro in bocca e così, però non dobbiamo dimenticare che noi siamo veramente, se ci avessero detto all'inizio delle Olimpiadi fate quarti, prendere o lasciare, probabilmente avremmo preso, perché dipende poi questo quarto come è arrivato, come sarebbe arrivato solo quello. Perciò io penso che il voto debba essere un voto alto, io mi darei 8, perché sarebbe stato di più se avessimo fatto medaglia. Quindi 9 per la medaglia, 10 per l'oro. Pietro? Anche stavolta io avrei detto 8 senza sentirlo, perché ritengo che comunque veramente abbiamo fatto i salti mortali, abbiamo fatto dei recuperi incredibili, abbiamo iniziato in super salita con una giornata pessima a causa di una scuffia in condizioni in cui onestamente non era da scuffiare, quindi ci siamo veramente complicati la vita e nonostante ciò abbiamo regatato ad altissimo livello e abbiamo lasciato un pochino tutti gli avversari a bocca aperta, nessuno si aspettava che arrivassimo a giocarci una medaglia di bronzo fino all'ultima, fino alla medal race, quindi 8 ce lo meritiamo nonostante il grosso rammarico. Sono d'accordo, 8 ve lo meritate, quello che non avete detto voi lo dico io, il vostro bellissimo quarto posto è il miglior risultato della squadra olimpica italiana qui, i migliori italiani nelle classi olimpiche alle Olimpiadi siete voi. Questo è un fatto, non un'opinione. Quindi complimenti ragazzi e grazie delle bellissime regate. A presto. Grazie. Grazie Luca.